Qui comando Sable, attendiamo un rapporto sulla situazione ad Houston Nord. Punto di controllo sicuro, attenzione. Gli ultimi rapporti indicano che Martin Lee, oltre a possedere mostruose abilità simili a quelle di voi sapete chi, sembra affetto da uno sdoppiamento di personalità. Naturalmente sono tutte fandonie, create all'unico scopo di sfuggire alla giustizia. Solo un pazzo può credere che a volte sia il signor Positività, pronto ad aiutare i poveri con un sorriso, e un attimo dopo si trasforma in Mr. Negative, facendo esplodere... Un attimo, Mr. Negative, questo è oro, Jared! Registra il nome, voglio i diritti! Come dicevo, il responsabile dell'attentato al municipio non è altri che il lato oscuro di Martin Lee, o come tutti lo chiamano ora, Mr. Negative! Ok, capitano, sono pronto. Dimmi tutto. Rhino ha assaltato il distretto dell'Upper West. Electro è nell'Upper East. Devi intervenire. Uno vale l'altro, sono entrambi nei guai fino al collo. Il rifugio per i veterani di Harlem. Che succede? Degli evasi di Riker chiedono cibo e provviste. Il personale è barricato all'interno, ma non resisterà a lungo. Io e Miles andiamo ad aiutarli. Non fare nulla prima del mio arrivo, May. Ci vediamo ad Harlem. Zia May sembra esausta. Spero di cuore che non sia malata. Devo aiutare Yuri, poi andare ad Harlem. Attenzione! Fuggitivi armati con Gia. Raggiungere subito Cathedral. Yuri, mi avvicino al distretto dell'Aperista. Bene, Electro e i demoni hanno bloccato i miei uomini. La situazione è delicata. Capirai meglio quando sarai lì. Yuri Watanabe, maestra della suspense. Agenti sotto il fuoco dei cecchini. Segnalazione da Gracie Mansion. Passo. Si mette male. L'elettricità dei trasformatori impedisce ai poliziotti di uscire. Yuri, la situazione è molto delicata. Per liberare i tuoi uomini dovrò disattivare quei trasformatori. Anche se ci riesci, servirà comunque il tuo aiuto. Sono qui apposta, pronto a risolvere qualsiasi problema elettrico o demoniaco. Potendoli di ragnatela dovrebbero surriscaldarsi. Altri quattro di queste Come diavolo sarà riuscito ad appenderlo lì? E non deve essere facile volare con quel peso. Vengono addestrati apposta per evenienze del genere. Ah, troppe domande.
Electro era nel raft, non sentivo la mancanza delle sue diavolerie da supercriminale. Intrappolare dei poliziotti in una rete di trasformatori, ma come se li inventa? Trasformatore che blocca gli agenti appeso a quell'elicottero. Wow! Mi sa che sono il primo nella storia a dire queste esatte parole in quest'esatto ordine.
gli agenti sono liberi, ma i demoni non si arrendono. Devo dare una mano. Yuri, i tuoi sono al sicuro. Novità? Dirigiti all'Upper West Side. Stiamo provando a proteggere i civili, ma Rhinon non lo rende facile. Sì, è fatto così. Mi muovo. Un messaggio di Miles. Pete! Ehi, Pete! May mi ha chiesto di chiamarti. La situazione al centro per i veterani non è buona. I detenuti vogliono sfondare le porte. Sono qui con Mary Jane e stiamo evacuando l'edificio dal seminterrato. Ma ti serve una mano, vieni subito se puoi, ok? Devo sbrigarmi con i distretti e andare ad Harlem.
Agenzia alla caserma dei pompieri, rispondete! Rhino è in fuga, ma gli ex ospiti di Riker hanno preso d'assalto le barricate della polizia. Vedo di aiutarli. Grazie. Se sfondano le barricate, chi è dentro è spacciato. Permetterlo, ci penso io. Primo tetto libero. Chiedere un autografo. Jetpack? Chi ha avuto la brillante idea di fornirgli dei jetpack? Ragazzi, siamo dalla stessa parte! Almeno aspettate che fermi i detenuti prima di spararmi! I trasgressori saranno pacificati. Pacificati? A nessuno sembra di vivere in 1984. Solo a me. Avanti, nessuno! Fuori Spider-Man! Dobbiamo prendere le decisioni!
di energia sono state progettate apposta per me. Sono lusingato e sconvolto. Di Riker sono serviti. Ora tocca alle scimmie volanti di Sable. Yuri, distretto sicuro. E ho scoperto cosa significa essere un bersaglio prioritario della Sable. Non mi piace. Così impari a importunare i mercenari internazionali. In effetti. Ok, ora devo lasciarti. Chiamami se qualcosa va storto. Certo. E grazie. Senza di te non avremmo avuto chance. Ok. Devo correre al rifugio Fist di Harlem per aiutare zia May. Peter, grazie al cielo. Ci servi al centro per i veterani. Dove sei? Mi hanno trattenuto. Stai bene? Che succede? I detenuti hanno appiccato le fiamme. Abbiamo evacuato il personale dall'edificio, ma May e Miles sono ancora dentro. Sto cercando di raggiungerli, ma il fuoco si propaga velocemente. Resta dove sei, MJ. Ci penso io. Dai, muoviti, Pete. Fai presto. MJ, non ti muovere! Non voglio dover salvare anche te! Peter, non fare l'eroe! Aspetta! May! May! Aiuto! Siamo qui! Ehi, May. Ok, coraggio. Resisti! Sì, a me stai bene. Verso la finestra! È lontana! Resistete! Ok, reggetevi forte! Andiamo, stupida di una... Coraggio, May! Ti aiuto! Oh mio Dio! Via! Via! Miles, andiamo! No! No!
Ti teniamo noi. Mai sta bene? Stanno tutti bene. MJ, non fosse stato per te, Miles, penso che sarei... morto. Esattamente come lo sarei io se non mi avessi salvato qualche migliaio di volte. Resto comunque in debito. Sei in gamba. Ehi. Scusa se ho rovinato tutto. Solo... è difficile essere sempre la donzella in pericolo. Per una volta volevo essere io a salvare qualcuno. Perdonami se ti ho sminuita. Ancora partner? Sempre. Ehi! Non sapevo se la preferisci frizzante, liscia, di sorgente o di montagna. Così le ho prese tutte. Vi ho interrotti? No, MJ, la signorina Watson e io parlavamo di strategia. Strategia? Esatto. La città è in pericolo, serve il nostro aiuto. L'aiuto di tutti. Ok, attendo ordini, coach. Ok. Divide e timpera. Signorina Watson, serve un antidoto per il respiro del diavolo. La Oscorp sta lavorando alla formula, ma non possono proteggerla da Octavius e Martin Lee. Dobbiamo trovare la cura e proteggerla. Cercherò qualche indizio. Miles, devi essere i miei occhi e le mie orecchie al Fist. Al minimo problema, chiamami. Dobbiamo proteggere i rifugi e i loro ospiti. Certo, conta su di me. Tu invece? Dei pazzi in calzamaglia stanno smontando la città pezzo per pezzo. Io farò lo stesso con loro. D'accordo, d'accordo. Aspetta! Come posso contattarti? Sì, insomma, hai un telefono nelle tasche o qualcosa del genere? Chiedi alla signorina Watson. Buona fortuna, squadra. Hai il suo... sei la ragazza di Spider-Man. Sarebbe fortissimo se... Coraggio, Sherlock. Vediamo cosa hai in questo bouquet di bottiglie. La situazione in città è lievemente migliorata. Miles si sta occupando del Fist. MJ è sulle tracce di una cura per il respiro del diavolo. Ora devo concentrarmi su Otto per fermare i suoi piani. Yuri, dobbiamo occuparci dei pesci grossi. Hai novità su Octavius? Nessuna. La scientifica non può nemmeno esaminare Times Square. Al dipartimento, tirocinante escluso, sono tutti malati. Vado a vedere io, allora. Ti dico cosa scopro.